Ela ma nista wek għanna l-Itala. Itala fil-fat ġiet mill-Italja għal din l-okkazjoni speċjali tal-din il-show u fil-fat għanna fidejna wek għanna żewġ breed differenti għanna Devon Rex u għanna għattu semmiħor emmek għanna taħi. Fil-fat ħatkun edha tispiega għanna u kol anka differenza bejnietom daw il-żewġ razzet u anka jħat tispiega għattina daċħen iktar informazzjoni fuq il-razzet li jistess ġifiri t-bidja. Allora, Itala, prima di tutto benvenuta qui a Malta. Ti accogliamo qui a Malta nella nostra mostra. È la prima volta che vieni qui a Malta? Sì, è la prima, spero di altre volte. Sarà un piacere per noi averti qui. Allora, tu ci hai portato due razze diverse ma allevi? Allevo prevalentemente siamesi e thai. Allora, ci puoi dire qualcosa su queste? Ti posso dire qualcosa di entrambe. Ho cominciato nel 2005 con un gatto solo, non si comincia con l'idea di allevare, ma con l'idea di amare un gatto, una razza tipica. Poi il fatto di allevare arriva da sé, perché in pratica sono arrivate le monte che ho dato e in cambio mi sono arrivati dei cuccioli. Da quei cuccioli poi mi è nato anche l'amore per avere anche, qualcuno di grande, infatti ho preso la moglie del papà di questo, okay. Ed è nato anche lui. Devo dire del siamese, il siamese e i thai sono due razze che provengono dallo stesso stato. Il siamese è un corpo longilineo, la coda lunga, appuntita, e in CFA sono riconosciuti prevalentemente quattro colori, che sarebbero il Seal Point, che è il colore più classico, marrone scuro con corpo beige, tipo foca proprio, il lilac, il blu e ho tracciato qualcosa d'altro, lilac, blu, Seal e chocolate. Ecco, per avere questo red bisogna arrivare in Gran Bretagna. La linea europea prevede infatti altri colori, quali appunto il red, i tabby, i torti ed altri colori. Comunque il siamese deve avere una colorazione uniforme quasi, con le punte più scure nel muso, nelle zampe, nella coda. E avere soprattutto gli occhi blu, come questo. Ok. È sul Devon Rex, qui Devon Rex. Quello è il dono di un grande amico che ho conosciuto inizialmente in Facebook, che si chiama Andrea Mirino. Lei proviene dall'allevamento dei folletti di Nerone di Roma. Il Devon Rex nasce intorno agli anni 1960, proprio nel Devon, in Gran Bretagna. Si racconta che c'era un gatto in una miniera che aveva il pelo riccioluto. Okay. La persona che lo ha raccolto lo ha dato a un altro che aveva un Cornish Rex. Dal Cornish Rex, che è in pratica il pelo molto più riccioluto, esatto. Speravano che nascesse il Devon, invece non è possibile perché ha un gene recessivo chiamato Re, che infatti provoca la nascita di gatti normali tra Devon Rex e Cornish Rex. Gatti domestici, sì, normali. Esatto. Solo tra Devon e Devon nascono dei Devon Rex. Infatti hanno utilizzato padre, figlio, madre per avere la razza. Poi ovviamente hanno inserito altri perché il sangue altrimenti si indebolisce. Infatti. Per cui è arrivato ad essere così. Sono messi tutti i colori, tutte le colorazioni, i tabby, tutto quanto. Lei è una blue tabby. Quanti anni ha questa Lei gatta? Lei non ha anni, ha sei mesi. Sei mesi. E crescerà fino al doppio, non di più. Sì. Rimane sempre piccolo, è molto adatta per i bambini, soffre il freddo ovviamente. Ula, lei si chiama Ula. Ula. Lei dorme sotto le coperte, è sempre alla ricerca del caldo, a casa infatti, dorme sul calorifero infatti, perché noi abbiamo freddo. Infatti. Ed è un folletto. Sì, infatti c'ha la faccia che non si può spiegare. C'ha quello. Ma da lei io penso che siano stati tratti Obi-Wan Kenobi. Vero? Sì. Vuol venire qui, Sì, credo, Ecco, vuol venire qui, non ha importanza, perché all'inizio soffiavano, adesso invece vanno perfettamente d'accordo. D'accordo, ok. Guardate, lei è proprio un folletto, le piace stare sulle spalle, prevalentemente, va d'accordo con i bambini, come ho detto. È un gatto proprio adatto ai bambini, perché è colloso. E lui invece è un chiacchierone. Infatti ogni tanto lo si sente. Lui si fa, tipo tutti, io vado col suo padre e vado al guinzaglio.
Lo porto in bicicletta, nel cestino, davanti, senza... fermo, tranquillo. Il suo padre è un Seal Point, mentre invece sua madre è una Torti Chocolate Point. Per cui sono nati, nascono spesso dei gattini di 3-4 colori diversi. Solo le femmine sono torti e hanno tre colori, in pratica. E se accade che capiti in un maschio che nasce torti, questo è sterile. Non può procreare. Non può procreare, perché è torti, ovviamente, è torti, non sappiamo che è solo per le femmine. Questa informazione ci hai dato tantissima informazione che spero i nostri telespettatori abbiano apprezzato. Questa forma, perché per noi il Devon Rex qui a Malta non ce l'abbiamo finora. Non è mai arrivato, è la prima volta. Sì, infatti è la prima volta che lo vediamo. Poi loro hanno la prerogativa di avere gli occhi grandi, le orecchie grandissime. In prevalenza questa ha gli occhi verdi. Quando capita che abbia il gene himalayano, cioè del siamese, o di tutti gli altri gatti che provengono che hanno il gene himalayano e provengono dall'Oriente, si chiama Sea Rex. Okay. Invece di essere Devon Rex, si chiama Sea Rex. Tutta questa informazione, credo che i nostri telespettatori sono ammaliati da tutta questa informazione. E poi ha un pelo vellutato, toccarla. Sì, infatti quando stava su di me... È di velluto, e ha una temperatura molto più alta rispetto infatti alla norma. Infatti era calda. Lei ha 39 gradi di temperatura, mentre invece normale. Gli altri... Sì, normale. Ecco, la temperatura di un gatto deve essere sui 38 gradi. Di solito quando hanno il pelo, se arrivano a 39 hanno la febbre. Ma per lei è normale? Lei è normale, lei deve averla più alta. Infatti per lei ho anche i maglioncini. Sì, infatti l'abbiamo vista qui nella mostra con dei bei maglioncini colorati. L'ultima cosa, Itala, ci puoi dire qualcosa della mostra qui a Malta? Allora, io la prima volta che vengo ho trovato un locale stupendo, una location stupenda, si dice, fantastica, un'accoglienza meravigliosa, tutto programmato alla perfezione. Direi che vale la pena di venire, il gioco vale la candela per noi, anche per noi italiani, sperando di non trovare problemi come li ho trovati io, che sarei dovuta venire ad ottobre, ho perso la coincidenza della serie mamma, ho perso l'aereo proprio veramente, oppure come questi giorni che abbiamo trovato la neve, l'Inate era bloccato. Infatti. E abbiamo dovuto rimandare per un 24 ore, ma ce l'abbiamo ma fatta, ce l'hai, esattamente, perché finalmente. Se uno vuole può, cioè, esatto, infatti qui a Malta avete trovato un bellissimo tempo, e anche poi, se poi voi vi lamentate del freddo, io ho scritto che c'erano, ho scritto prima di partire cosa dovevo portare. Io mi meraviglio perché io così, se vado fuori sto bene, e qui ho caldo. Io ho visto gente, quando sono arrivata venerdì, con le maniche corte. Per me questa è una meraviglia. Questo, signori, venite a vedere Malta. In dicembre, è una cosa favolosa. Però l'altro weekend non era così, l'altro weekend era un perfetto weekend inverno. Non sarà mai l'inverno, perché ho visto delle cose arrivando in aereo che sono stupende di Malta. Un'isola pianeggiante che penso che sia Gozo. Poi ho visto tutte le case stile coloniale, stile arabeggiante, sì. Stile siciliano, tutto un mélange, un mescolamento. E in pratica voi la neve non la vedrete mai di mezzo metro come la vediamo noi. Voi non avete bisogno di riscaldamenti come ne abbiamo bisogno noi. E questo è un sogno. La cosa è che noi abbiamo i mura tengono tanto umidità, per quello che abbiamo il freddo nelle case. Ma basterebbe che le scaldaste ogni tanto, basterebbe che teneste aperte le finestre un pochino di più. Questa. Per cui l'aria del mare sinceramente la asciugherebbe. Infatti. Avete delle fortune, avete il sale che asciuga voi. Infatti. Voi siete in mezzo al Mediterraneo, avete una temperatura stupenda. E non lo so, sarebbe uno dei miei sogni di vita venire qua. Ti accogliamo con braccia aperte, Itala, se vuoi. Con gli altri 16 gatti? Perché no? Avremo un po' gatti differenti, sì, sai come. Va bene, magari chi lo sa, non si sa mai. Si vedrà. Bisogna sempre sperare in bene, non in peggio. Infatti. Ti ringrazio tanto per questi minuti che abbiamo fatto chiacchierata qui. Grazie intanto. Infatti visto. Qui vediamo che sono tutti adorabili. Tutti i miei gatti sono così. Adorabili. Okay. Sono adorabili. Qualsiasi tipo di razza sia, chissà perché, chissà come,
diventano così a casa mia. C'è l'amore, dai. Sì. Sanno che c'è l'amore. Grazie. Ma loro sono tutti i miei figli, io sono single con loro, Beh, non puoi chiedere di più di avere. No, non chiedo niente di più, vero? Ti ringrazio, Italo, perché dobbiamo chiudere qui. Grazie. Speriamo di vederci presto. Sì, speriamo tanto.